Si tratta dove era il suolo e i 170 ettari della Quiete, che già hanno avuto uno scoppio, tutti lo ricordano, nel 1985, si vuole costruire da parte sempre della Quiete, più dell'Edison, un grande deposito, quasi uno stoccaggio, di gas naturale liquido, che è altamente infiammabile, senza tener conto che questo deposito andrebbe costruito sotto il Vesuvio, cioè in una zona ad alto rischio, è zona gialla, ma è zona gialla solo per motivi di non lasciare gli abitanti di quella zona privi di servizi, ma di fatti è zona rossa, e con un incredibile impatto ambientale sia sulle popolazioni esistenti sia sul mare. Vorrei altresì ricordare che se nel 1985 quella zona era sicuramente abitata, ricorderanno tutti che oltre ai 5 morti ci furono anche più di 3.000 sfollati e circa 1.000 feriti, successivamente agli interventi post terremoto quella zona è diventata altissimamente urbanizzata, dove adesso vivono 120.000 cittadini, quindi sarebbe una carneficina. Noi abbiamo da convivere con il vulcano più pericoloso del mondo in termini di potenziale danno, rischio popolazione residente. È quindi tecnicamente impensabile che possa esserci non tanto un impianto che per sua natura nasce obbligato a meno 160 gradi per poter evitare di scoppiare, ma soprattutto tutte le tubazioni di accesso, tutte le tubazioni di efflusso, tecnicamente in una zona sismica e vulcanica è praticamente impensabile che non possano avere danni dagli eventi sismici e vulcanici, che sono ulteriormente aggravati da quello di cui non si è tenuto conto, perché pubblicato nel 2016, dalla identificazione sottomarina nelle zone adiacenti alla Darsena di ulteriori bocche vulcaniche in una zona compresa tra Portici ed Ercolano, in un numero variabile tra 3 e 9, bocche vulcaniche eruttive sottomarine. Già San Giovanni, Ponticelli, hanno il più alto tasso di tumori nel comune di Napoli. In questo momento abbiamo la possibilità di avere in tempi accettabili dati epidemiologici, almeno per fare programmazione sanitaria del registro tumori. Questi dati sono la base della programmazione urbanistica e sanitaria. È evidente che a Posillipo si vive meglio, è evidente che comunque nelle periferie si vive peggio, ma la povertà non è sinonimo di cancro. Un intervento urbanistico diretto e finalizzato alla riqualificazione di questi territori migliorerà l'intera salute di tutta la città, perché sono le zone a maggiore potenziale verde pubblico di una città che comunque ne ha poco. Non posso pensare a mettere impianti di questo genere, devo pensare a creare sviluppo, come dice anche la Regione Campania, pensando a uno sviluppo turistico e culturale e non impiantistico. Parliamo di uno dei due siti di interesse nazionale della città, l'altro è Bagnoli, e quindi praticamente di per sé un sito che è stato interessato da processi industriali a gravissimo impatto ambientale, con accumulo di materiali nocivi d'antica data, più di 60 anni, eccetera. Quindi in effetti un sito che avrebbe bisogno di una decompressione, un alleggerimento, no, dell'impatto ambientale, per migliorarne la vivibilità. Noi avevamo fatto la mappa della salute della città in base ai dati dell'anagrafe del Comune di Napoli e praticamente abbiamo calcolato anno per anno dal 2009 al 2017 le oscillazioni tra gli abitanti, cioè i viventi, quartiere per quartiere, e i deceduti. Ci sta la periferia nord-orientale che è interessata a un eccesso di mortalità, ma in tutto questo, no, nella zona orientale, il quartiere che ha una maggiore mortalità è proprio San Giovanni a Teduccio. In questo caso specifico è fuori di discussione
l'elemento determinante della nocività, della presenza di inquinanti. D'altro canto, documentata dalla stessa Ministero dell'Ambiente, cioè ci sono le carte in cui parla di accumuli pluridecennali di idrocarburi policiclici aromatici che diciamo provocano il cancro di tutte le aree epiteliali, l'accumulo di carburante eccetera eccetera, ma i metalli pesanti, i quali interferiscono un po' su tutti gli organi e gli apparati e possono provocare tumori di vario tipo.